Ciao a tutte da un wildlife trip da Vito e Nadia. Oggi sabato sera a Palermo, sì, facciamo quello che fanno un po' tutti, mm-hmm, ed è una passeggiata per il centro. Sì, venite con noi e scopriamo il centro assieme. Andiamo. Centro area pedonale, quindi macchine niente, però ogni tanto qualcuno ci scappa sempre, qualche abusivo sempre a Palermo, l'anarchia è sette casa, passano lo stesso, sempre grazioso con i localetti. Gente che passeggia con la famiglia. Sono belli anche i palazzi da contorno, perché sono sempre palazzi antichi. Stiamo passeggiando Corso Vittorio Emanuele, che è un corso che attraversa il centro antico di Palermo, dove all'estremità si può trovare appunto la cattedrale con Palazzo dei Normanni e finisce al Foro Italico, dove c'è Porta Felice. La città antica era questa. Ora ci troviamo in via Roma, all'incrocio. Quindi per un attimo si interrompe l'area pedonale. Attraversiamo. Via Roma, che nel corso dei miei modesti 39 anni è sempre cambiata, come senso di marcia, senso unico, doppio senso, senso unico, doppio senso. Attualmente è a doppio senso. Fino al prossimo incidente, e poi ritorneranno a fare senso unico, come ogni volta. Sì. Rosso, verde, motori si fiondano. Siamo ritornati in area pedonale, siamo salvi. Relativamente. Ma io video a me non stai facendo, perché fai video? Io fare video me, non video te. Attraversando via Roma, salendo verso la cattedrale, si arriva ai Quattro Canti. E la sera diventa anche teatro degli artisti di strada, anche di giorno, ma la sera molto di più. Vediamo, perché onestamente musica. No, non la sento nemmeno io, però magari più tardi. Pretoria. Diventi il protagonista. Sì. Io, ragazzi, non so se avete capito lo spettacolo. Quando venite qui capite cosa vuol dire l'arte. E inquadriamo, dico no perché. Saluta. Mi raccomando, se fai picture, te la mace. Andrea Umeglio, mi chiamo Umeglio di nome, Andrea di cognome. Ciao Andrea.
Ecco, faccio un artista di strada, per esempio. Che al momento non sono, però. Passeggiata molto rilassante, non si fa un granché, è tanto per passeggiare e godersi questo tempo. Online.
molto bello. Che è il secondo teatro più grande d'Europa? Il primo più grande d'Italia e il terzo più grande d'Europa. Camminavo, dov'è che andavo? Correvo. Stiamo per incrociare via Marenio Stabile. Vi ricordate il lancio che ho dato a terra? Ci troviamo in via Ruggero VII, che è il salotto di Palermo. Perché il salotto di Palermo? Perché prima, ma anche ora, è usato per passeggiare proprio. Il posto in di Palermo, perché si trova dal Politeama fino al Teatro Massimo, quindi qua passeggiano tutte le persone nobili e è considerato il salotto di Palermo. È tutta una passeggiata praticamente. Sì, Palermo è tutta una passeggiata. Sei il blogger? Vuoi sapere il canale? Cerca Vito e Nadia! Quale momento migliore per fare pubblicità? Ragazzi, iscrivetevi a questo canale, non fate solo che vi guardate i video e scappate. Non vi costa niente. Anche un cenno, un piccolo commento, un ciao ragazzi. Un like, un'iscrizione, perché visualizzate? Anche una condivisione, perché no? D'altronde, per ora sto facendo vedere la vostra Palermo e la mia Palermo. Sì. Quindi, iscrivetevi, like, condividete. Via Principe. Il ritrovo dei ragazzi del sabato di giorno, dei minorenni più che altro. Cristo! Si dicono le parolacce? No, nemmeno le bestemmie.